a mettere in acqua delle barche molto facili da armare. Addirittura, forse se ci passerà un'immagine, si vedrà che se la può armare addirittura un disabile da solo dalla carrozzina. Quello che vediamo adesso è il pecod, una gruetta particolare, l'abbiamo inventata a Savona, è l'invenzione dell'acqua calda, però senza di queste, quei disabili che non erano in grado di calarsi autonomamente nella barca erano tagliati fuori. Oggi il mare è veramente mare per tutti. Ecco, stavo proprio per chiedere a Silvano, veramente, anzi, la tua presenza, ti ringrazio, qui è anche importante per lanciare un messaggio, no? Ci sono tanti sport che per fortuna si sono voluti e oggi li possiamo definire sport per tutti. La vela, che è sempre stata ritenuta anche a torto elitaria, oggi è veramente uno strumento importante per tutti. Sì, riguardo la vela per disabili, con l'avvento di queste nuove classi 2.4 a quote è veramente accessibile a tutti. E la vela è forse uno dei pochi, se non l'unico sport, che permette al disabile di regattare alla pari di un normodotato. E questo è importantissimo. Certo, le regole sono le stesse e Stesse. il punto di partenza è lo stesso, no? Sì, Quindi certamente. Quindi è in anche mare molto, siamo molto tutti. soddisfacente nella performance per Sì, chi. in mare siamo tutti uguali, senza problemi di genere, Beh, si handicap. direbbe che tu sei anche un pochino più bravo degli altri, visto che dallo scorre che ci porta Carlo, insomma. Beh, diciamo che forse a me piace, ho iniziato un po' prima, e certamente fai una cosa che ti piace, ti riesce sempre, prima o poi ti riesce bene, Quando hai iniziato? no? È 92. Quindi ormai sono già Sì, 18 anni. nel 92 ho iniziato con il primo corso a Genova. Poi nel 2000 sono diventato primo istruttore federale disabile. Nel 98 sono diventato timoniere in uno Show 29, una barca di 9 metri, della Lega. E adesso faccio scuola vela e disabili alla Lega Navale di Genova, centro. Ecco, tra l'altro appunto, ricordiamolo, diverse le basi dove potersi recare per questo tipo di attività. Qui abbiamo due esponenti di Lega Navale Italiana a Savona e Lega Navale Italiana a Genova, quindi l'invito è quello di contattare questi due importanti club. Quanti ragazzi diversamente abili in questo momento, per esempio, alla Lega Navale Italiana di Genova vengono ai corsi? Sono più o meno di tutte le disabilità un 9-10 ragazzi. Beh, Quindi insomma è un bel numero. sì, è impegnativo perché chiaramente cioè, fai un po' di teoria, poi porti in pratica in barca e alterni un po'. Volevo chiedere a Carlo, a proposito del tema vela e disabili, i contenuti dell'importante convegno che ci sarà il 7 ottobre in occasione del Salone Nautico. L'esperienza di Savona è stata talmente positiva dal punto di vista proprio della presidenza nazionale della Lega Navale, che in Italia ha qualcosa come 240 sezioni, per cui è stata presa come esempio pilota per un progetto standard nazionale per realizzare almeno un centro come questo in ogni regione o più di uno. Questo progetto verrà presentato al Salone in un convegno che è in programma giovedì 7 ottobre, in cui la madrina sarà la dottoressa Lorena Rambaudi, che nel 99 era assessore al comune di Savona alla promozione sociale ed era stata lei che ci aveva chiesto di realizzare il primo progetto e l'aveva fatto ottenere il finanziamento statale. E adesso, visto che ricopre lo stesso ruolo in regione, abbiamo pensato proprio di darle merito e di essere presente ad aprire questo convegno. Rimaniamo in tema di vela, facciamo un salto a chiavari con il nostro Guido Martinelli perché si è concluso il trofeo Marina Yachting. Nonostante le partecipazioni di parecchie imbarcazioni straniere, non poteva che essere un monologo del Tiguglio in termini di incetta di premi, il risultato finale del trofeo Marina Yachting, giunto alla sua settima edizione consecutiva, che al marchio nato nel Tiguglio è dedicata. Alla fine della 2 giorni, alle quali hanno partecipato 400 fra armatori ed equipaggi, il primo giorno con tragitto a triangolo, il sabato con 2 gare a bastone, hanno vinto. Nella classe J80, Genialei, armatore Massimo Rama del Yacht Club Chiavari. In classe libera, Trilli, imbarcazione Sun Odyssey 26 di Massimo Bonfante, sempre dello Yacht Club Chiavari. Classe Iero C, Mandolino, tipo Swan 45 di Martino Rombelli del Circolo Nautico Lavagna. In classe ORC, la famosa Jonathan Livingston, tipo X50 di Giorgio Diana del Circolo Nautico Lavagna. Particolarità di quest'anno, organizzato dallo Yacht Club Chiavari, l'esibizione dei ragazzi della scuola vela dedicata alla memoria di Giorgio e Lella Gavino, ideatori del Marchio e del Logo, che avrebbero dovuto esibirsi nella regata ad Avino,
ma che per le avverse condizioni del tempo si sono esibiti solo in qualche bordo. Alla premiazione serale a Villa Rocca, oltre i normali riconoscimenti per i vincitori, premiazioni speciali per Lady Marina Yachting 2010, identificata quest'anno in una giovanissima, Suzanne Beillet, 32 anni, di Zoagli, prossima protagonista della Mini Transat 2011, e per Roberto Westermann, autore della traversata in solitario dell'anno scorso da Plymouth a Newport per 3.000 miglia. Questo dunque il quadro con il nostro Guido Martinelli dell'appuntamento nel Levante. Tra poco rimaniamo in acqua per parlare di canottaggio, poi iniziamo a inquadrare l'appuntamento importantissimo di domenica con la Carugi in Corsa, però parliamo anche di rugby, perché venerdì scorso da Genova sono passati alcuni aironi. Parliamo della franchigia che quest'anno insieme alla Benetton gioca nella Celtic League, l'importante campionato europeo dedicato al meglio del basket. Marco Callai ha intervistato il presidente del Comitato Regionale Ligure, Oscar Tabor, su quello che è il significato e l'importanza di questo avvento nella Celtic League da parte di due formazioni italiane. Oscar Tabor, presidente del Comitato Regionale della Feder Rugby, si presentano gli aironi che parteciperanno alla prossima Celtic League. Spieghiamo cosa significa. Tanto significa un grossissimo risultato molto prestigioso, perché in un torneo come quello della Celtic League, che è aperto soltanto da molti e molti anni, come al solito le tradizioni di quelli paesi, ha soltanto a squadre gallesi, scozzesi e irlandesi. Da quest'anno due società, due squadre italiane sono presenti in questo campionato. Una di queste è la Benetton Treviso, che è un club a sé stante, l'altra è una franchigia, che significa che è una selezione, è un aiuto da parte di diversi club per presentare una formazione competitiva in un torneo di quella portata. Questa franchigia in teoria si propone di rappresentare il Nord-Ovest, dunque si sta presentando in tutte le regioni del Nord-Ovest, quali Liguria, Lombardia, Piemonte e Emilia. State lavorando come comitato regionale affinché anche liguri, in maniera magari nutrita, possano far parte di questa squadra in futuro? Beh, certamente potrà sempre succedere, certo quello poi presuppone accordi tra le società, e se ci saranno dei giovani che particolarmente eccellono, noi ne abbiamo per nostra fortuna diversi nel giro della nazionale, sono ancora giovani, ma poi vedremo, ecco, tutto si può fare. Sono tanti progetti in cantiere per il vostro comitato, soprattutto legati all'attività giovanile, vogliamo riassumerli? Beh, quello che sta partendo in questo momento è tutto un progetto scuola con cui impiegheremo e pagheremo dei tecnici noi, perché vadano nelle scuole a fare rugby. E di conseguenza poi vedremo se potremo anche fare, oltre che i soliti campionati studenteschi, anche dei tornei veri e propri. Tra l'altro anche il Ravano, il solito nostro nuovo appuntamento, ormai è già il terzo anno questo, con il rugby chiaramente, e poi tutta l'attività delle selezioni. Abbiamo i club regionali che quest'anno qua si stanno presentando in maniera nutrita, stanno partecipando ai barrage per partecipare al campionato di elite zonale, e direi tra l'altro tra Recco e Genova Rugby, che sono ai primi posti, anche il CUS Genova con la 18, perché 18 e 16 ci sarà dei campionati di elite ai quali i nostri stanno cercando di accedere. Ancora una pausa per noi, un minuto, rimanete in nostra compagnia, tra poco podismo e canottaggio.